microfono che continua, lo stacchi, allora te lo stacco io, con un grandissimo piacere e un grandissimo veramente orgoglio. Do il benvenuto su questa piazza e su questo palco al nostro presidente Giorgia Meloni. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per questa bella accoglienza in chiusura di campagna elettorale, una campagna elettorale insomma che ci ha provato un po' sul piano fisico. Io vengo da Gorizia, dove sono stata stamattina, ieri a Verona e prima a Padova e prima ancora a Belluno e La Spezia, a Genova. Obiettivamente insomma un po' stancante sul piano fisico, voi mi scuserete perché io appena ho finito devo scappare, devo arrivare in tempo alle 9 all'Aquila per chiudere la campagna elettorale anche lì, però nonostante la stanchezza, nonostante pezzi di vita sospesa per chi fa le campagne elettorali a questo livello, poi l'entusiasmo che raccogliamo da queste piazze è quello che ci tiene in piedi, no? È quello che ci tiene in piedi l'entusiasmo, è quello che ci manda avanti, è quello che da sempre ci fa capire che abbiamo fatto la scelta giusta. Perché vedete, sì, Giorgina, 1,58 m, una donna, presidente del primo partito italiano, di un partito che era stato dato per spacciato dal primo giorno della sua nascita, ma un partito fatto di gente che i limiti non se li fa imporre dagli altri. Un partito fatto di gente che sa che se tu fai bene il tuo lavoro, se tu dimostri serietà, competenza, coerenza, dedizione, il popolo alla fine te lo riconosce. Ed è l'unica cosa che ci interessa, guardate, perché a me dei giudizi, di quelli come Scanzi, noti alle cronache per parcheggiare il loro SUV su due posti per disabili o per saltare le code per fare il vaccino, io le patenti da questa gente qui non me faccio dare e non mi interessano. E mi fanno tanto sorridere questi signori della sinistra che pensano sempre di poterti spiegare il mondo, di poterti spiegare chi devi essere, come devi essere. Loro pretendono di spiegarti come devi fare la destra, loro che non sanno fa manco la sinistra, ti vogliono spiegare a te come devi fare la destra. Ieri il presidente, due giorni fa, il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, risponde a un mio tweet in cui io parlavo di bipolarismo, di democrazia dell'alternanza e dice: ah, sì Giorgia, però voi non siete il centrodestra, voi siete la destra populista. Io gli ho risposto: Bonaccini, l'ultima patente che mi serviva l'ho presa 25 anni fa alla scuola guida, con quelle che pretendete di darmi voi, c'è un carto alla pizza. Allora, che cos'è che voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo costruito tutto quello che abbiamo costruito grazie a persone capaci, grazie a una visione chiara, grazie alla nostra dedizione allo studio, all'approfondimento, alla serietà, grazie all'idea di una politica che può e deve essere diversa, una politica che si prende degli impegni e li mantiene e che sa che la base della democrazia è il vincolo tra rappresentante e rappresentato. Si dice di Fratelli d'Italia che la sua grande caratteristica è che è un partito coerente. Posso dirvi che non dovrebbe essere così. La coerenza, per l'idea che io ho di politica, è un prerequisito. Perché tu sei coerente se credi in quello che dici e non sei coerente se non credi in quello che dici. Noi abbiamo sempre creduto in quello che dicevamo e lo abbiamo dimostrato soprattutto in territori come questi. Io sono fiera che Fratelli d'Italia guidi la coalizione di centrodestra con Daniele Sinibaldi per queste elezioni a Rieti in questa città, perché chi ci conosce, chi ha seguito il nostro lavoro a Rieti, passando per la Regione Lazio fino ad arrivare al Parlamento nazionale, sa che noi non ci presentiamo in campagna elettorale a dire che cosa ci piacerebbe fare per questa città. Noi siamo un partito che in questa città esprime il suo coordinatore regionale. Nella regione dove c'è la capitale d'Italia, che cosa significa? Significa certamente che Paolo Trancassini è una persona di assoluto livello, ma significa anche che noi abbiamo un'idea di sviluppo per territori come questi. Perché è importante?
importante ed è bello ed è un onore per noi guidare la coalizione qui a Rieti, perché noi qui pensiamo di poter fare la differenza, soprattutto in territori come questi, perché guardate che il declino, la difficoltà, ma non è mica un destino, è una scelta, e come tutte le scelte si può invertire, perché Rieti è una città che ha delle potenzialità straordinarie. Che cosa le mancano? Gli strumenti per poter valorizzare quelle potenzialità. Vedete, nel tempo della globalizzazione noi non competiamo sull'indistinto, noi non competiamo sulla quantità dei prodotti, per esempio, ma c'è una cosa sulla quale il resto del mondo non compete con noi, che è l'identità, che è la qualità, che è il marchio, che è tutto quello che, semplificando, i cinesi non ci potranno copiare mai. E Dio sa se questa città ha un patrimonio di questo genere, patrimonio di identità, potenzialità turistiche, prodotti straordinari di eccellenza, certo. Se poi non hai il contesto per valorizzarli, non ci fai molto. Perché sì, questa è una città che può avere una decisamente una maggiore vocazione turistica, e però servono le infrastrutture, signori. Perché noi siamo anche in un tempo nel quale la gente vuole viaggiare veloce, comoda, nel quale le merci devono viaggiare veloci, comode. C'è un vantaggio nella globalizzazione. Oggi puoi produrre uno straordinario olio extravergine d'oliva con un'azienda piccola e lo puoi vendere, che non ha la ferrovia che possa aiutarla ad essere collegata. Avevamo fatto una battaglia nel PNRR, il grande strumento sulle grandi scelte che l'Italia doveva fare, avevamo chiesto che per esempio nel PNRR ci fosse tutta la famosa vicenda del treno dei due mari, no? Della ferrovia che arriva fino ad Ascoli. Perché? Perché queste sono le scelte che fa una politica che non si accontenta di tagliare nastri. E guardate, anche il sindaco è fondamentale per queste cose qui, perché certo queste non sono competenze che il sindaco può risolvere da solo, ma devi avere un sindaco che sappia su quali tavoli andare a sbattere i pugni, che abbia un'idea di sviluppo. E allora sì, io ho visto sindaci che hanno tagliato lo stesso nastro 4 volte, perché ci sono quelli che interpretano le cose così. Poi ci sono quei sindaci, quegli amministratori, che invece non si pongono il problema di tagliare un nastro, che si pongono il problema di lasciare qualcosa al loro passaggio, fosse anche che quel nastro tra 10 anni lo taglierà un altro, ma che siccome amano la loro terra, vogliono stare qui e i prossimi, fra 20 anni, 30 anni, sapere che hanno fatto qualcosa che rimaneva per questo territorio. E quindi tutto il tema dello sviluppo infrastrutturale, il tema della montagna, del Terminillo, qui una vicenda che va avanti da quanto tempo, Paolo? Anni e anni e anni che ci battiamo per lo sviluppo del comprensorio sciistico del Terminillo. Potrebbe essere un'altra grande occasione di sviluppo per un territorio come questo, per avvicinare le persone, per portarle qui, per portare ricchezza. E invece qui si continua a parlare, si continua a lavorare solo di limitare i servizi essenziali. Diminuiscono le scuole, diminuisce la sanità, perché c'è lo spopolamento. E no, è esattamente il contrario. Lo spopolamento c'è perché mancano i servizi, non è che i servizi diminuiscono perché c'è lo spopolamento. Sveglia, signori, se vuoi combattere lo spopolamento i servizi li devi lasciare. Abbiamo chiesto una moratoria decennale sulla razionalizzazione dei servizi, perché è ovvio che in territori come questi tu rischi di non lasciare niente. Se la gente non ha ragione per stare, qual è la ragione per stare? Chiaramente l'amore per il proprio territorio, ma poi servono opportunità, serve lavoro e serve di non essere cittadini di serie B. Sono battaglie che ha fatto Fratelli d'Italia a 360 gradi. Il tema della ricostruzione post sisma, anche lì io penso che ormai Paolo lo chiamano terremoto in Parlamento, perché lui qualsiasi provvedimento si parli, lui torna su questo tema. E però c'è un motivo per cui, se oggi nel PNRR c'è 1,8 miliardi per la ricostruzione, perché se l'erano dimenticata. Cioè, nel più grande
diciamo, documento di investimento dell'Italia dei prossimi anni su 250 miliardi di investimento totale, non c'era la ricostruzione delle zone terremotate, una follia. E noi abbiamo fatto la battaglia, tutto il partito, tutta Fratelli d'Italia, guidati da Paolo Trancassini, imbeccati da Daniele Sinibaldi, e abbiamo portato a casa un capitolo dedicato al terremoto. Quindi non veniamo qua a dirvi, guardate, ci abbiamo in testa, vorremmo fare, abbiamo già fatto. Abbiamo fatto su questo territorio con il centrodestra, con Daniele che chiaramente già aveva i suoi ruoli importanti, possiamo fare ancora di più se chiaramente domani Daniele Sinibaldi sarà sindaco di Rieti, se Fratelli d'Italia con il centrodestra sarà forte su Rieti e se il centrodestra compatto riuscirà da qui alle prossime elezioni politiche anche a governare questa nazione. E allora avremo una filiera per la quale, di passaggio, cerchiamo di cambiare anche le sorti della Regione Lazio, perché quello che abbiamo visto in questa campagna elettorale, signori, è indecente. Cioè, quelli che mi vogliono fare a me, che vogliono fare a noi, darci le patenti, quelli che ci spiegano come funziona il mondo, ci spieghino invece come fanno a starci tutti sti candidati delle ASL nelle liste della sinistra. Ci spieghino come mai ci sono tutti questi candidati delle ASL che dipendono dalla Regione Lazio, che curiosamente hanno scelto tutti di candidarsi nelle liste della sinistra. Perché la gente non si ricatta quando lavora. Ci spieghino come mai tutti i sindaci candidati alla sinistra in questa tornata amministrativa nel Lazio, guarda caso, in qualche modo sono stati stipendiati da Zingaretti, perché le campagne elettorali non te le paghi con i soldi dei cittadini. Voi che ci spiegate come si fa a essere presentabili, spiegateci sta roba qui, non le cretinate. Allora anche lì un po', diciamo, no, di cambio di passo anche alla Regione Lazio, con un po' di buonsenso, perché vedete, questa è una nazione che ha bisogno di recuperare un po' di buonsenso, la rivoluzione della normalità, avere uno straccio, per esempio, di visione industriale, di sviluppo per questa nazione. Il marchio, la cosa più potente che abbiamo, lo dicevamo prima, mentre tutto il mondo vuole comprare prodotti italiani, noi svendiamo marchi italiani. È una cosa intelligente? No, non lo è. Se ci fosse uno straccio di visione industriale, questa nazione punterebbe il marchio, che è la cosa sulla quale può essere più competitiva in assoluto. Il mare, noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, ci comportiamo come se fossimo la Svizzera, come se il mare non ce lo avessimo. Noi dovremmo essere l'hub di riferimento di tutte le merci che arrivano dal Mediterraneo. E invece sapete che succede? Che le merci che arrivano da est preferiscono circumnavigare l'Europa via mare per non passare dall'Italia, perché noi non abbiamo infrastrutture commerciali decenti per garantire che l'Italia possa invece raccogliere, drenare questo sviluppo. Ma un po' di scelte di politica industriale, un po' d'attenzione per chi lavora anche sul piccolo commercio, sulle attività di prossimità, sulle attività identitarie. Questo è un tempo in cui tutto quello che è legato all'identità è un nemico. È un nemico della grande speculazione, è un nemico dei poteri forti, è un nemico di quelli che vogliono un mondo tutto uguale, tutti uguali, tutti consumatori di un unico prodotto, senza identità, senza radici, senza diritti da difendere. Il grande scontro è questo. Noi in questo tempo difendiamo l'identità, che invece è la cosa più preziosa che abbiamo, che vuol dire anche identità nel lavoro, che vuol dire anche difendere le piccole attività, che vuol dire difendere la prossimità, che vuol dire difendere le aziende familiari, mentre qui ci abbiamo la svendita pure dei poveri balneari che stiamo regalando alle multinazionali straniere, perché così ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede sempre cose intelligentissime, avete visto? La riforma del catasto, tutte queste cose qui. Allora il lavoro è la grande sfida di questo tempo. Lavoro vuol dire anche formazione per i nostri giovani. Qui il potenziamento dell'università,
la possibilità di legare la formazione anche a quelle che sono le opportunità del territorio, di sviluppo del territorio. Perché mi dispiace, qualcuno non sarà d'accordo, ma io non sogno per i nostri giovani un futuro a casa, a prendere il reddito di cittadinanza, perché è l'unica possibilità che ho. Non sono d'accordo, dice Giuseppe Conte tutti i giorni, la Meloni odia i poveri, per questo vuole abolire il reddito di cittadinanza. A parte che non ho capito, ma sta povertà non l'avevamo abolita? L'abbiamo abolita o c'è? Perché anche lì non si capisce. Ma io sono contrario al reddito di cittadinanza proprio perché penso che chi odia i poveri sia chi li vuole mantenere tali. Perché fatemi capire, noi diamo il reddito di cittadinanza. Quanto può durare? Un anno? Due anni? Cinque anni? Per quanto tempo noi avremo 10 miliardi di euro da spendere così? Cinque anni. Perfetto, quella persona che prende il reddito di cittadinanza fra cinque anni, secondo voi, è più povera o più ricca? È più povera. È più povera, perché sta esattamente nella stessa situazione, solo che sono pure passati cinque anni, il che vuol dire che sei più anziano, che intanto non ti sei formato, che sei stato espulso dal mercato del lavoro e che è più difficile rientrarci. Queste non sono soluzioni di uno Stato giusto. E dico di più, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, ma per chi può lavorare è il lavoro che deve garantire, perché se li metti sullo stesso piano alla fine impatti sul più debole. Così il paradosso è che oggi un ragazzo di 20 anni in ottima salute può prendere fino a 780 euro e un disabile prende una pensione di invalidità da 270 euro e un anziano prende una pensione minima da 500 euro. È giusto uno Stato così? Non è giusto. E non è giusto verso quel ragazzo di 20 anni che lo Stato gli dica non ho bisogno di te, stattene a casa, non mi servi, guarda la televisione. Ma questa è stata una nazione fatta da ventenni. Noi abbiamo bisogno dei giovani in Italia, abbiamo bisogno di costruire per loro condizioni perché possano avere lavoro, ma il lavoro è sempre la più grande forma di dignità, di libertà e di partecipazione alla crescita della propria comunità, è quello che ti educa più di tutto, il lavoro, lavoro, merito, l'altra grande scomparsa d'Italia, la meritocrazia. Perché qua pure qua diciamoci la verità, a noi sti sessantottini ci hanno devastato con questa idea, no, che il merito era nemico dell'uguaglianza, che bisogna tutti uguali vuol dire livellare verso il basso. Non è vero, uguaglianza e merito camminano insieme, tu devi costruire uguaglianza nel punto di partenza, cioè tutti devono avere le stesse opportunità e nessuno deve avere un destino segnato, per esempio in base alla città nella quale vive, il tema infrastrutturale che dicevamo prima, tutti le stesse opportunità, ma poi dove arrivi? Una volta che io ho garantito a tutti le stesse opportunità, beh, quello dipende da te, dipende da quanto vali, dipende da quanto dimostri, dipende da quanto sacrifichi, dipende da quanto lavori, perché la meritocrazia è la benzina del mondo. Se io so che facendo di più posso migliorare, che posso arrivare, che non dipende dalle amicizie che ho, che non dipende da Zingaretti e dalla ASL, da amici degli amici, da quanto sei amico del PD, ma dipende da chi sei e quanto vali, allora sì che ci metterò più cuore, invece di chiedere me fai una telefonata. Ma perché non si può costruire una nazione normale? Arrivo, c'ho la mia padrona che mi sta a guardare. Che ansia, Patrizia Scurti, ormai famosa nel mondo. Arrivo, sto chiudendo e quindi devo chiudere. Pure le campane ha fatto suonare Scurti. L'altra volta ha fatto partire la musica perché non smettevo. Ha fatto proprio partire la musica. Vabbè, allora devo chiudere. Però, dicevo, una nazione normale, una nazione fatta di buon senso, uno Stato che la smetta di fare il debole con i forti e il forte con i deboli. Deboli, uno Stato giusto, una politica che dica la verità, che non menta, che non rincorra se stessa, il consenso immediato, che sappia lasciare un segno del proprio passaggio. Io penso che questo si possa fare con un po' di visione e con un po' di coraggio. Noi abbiamo dimostrato con il nostro piccolo percorso che se tu ci credi, no? Alla fine puoi
convincere anche gli altri a crederci. Allora è importante esercitare la democrazia ed esercitarla bene, perché ogni tanto arriva, arriva pure da noi, incredibile, ma arriva anche da noi. Quando arriva è importante che noi la esercitiamo. Allora io, diciamo, pur essendo mediamente scaramantica, non ho grandi dubbi su come andrà a finire qui a Rieti, però non date mai niente per scontato, perché ricordatevi che il destino di una elezione si decide quando si aprono le urne. A voi ve la raccontano come se fosse tutto già deciso, no? Io ricordo che quando Fratelli d'Italia viaggiava su ben altre percentuali, ogni tanto incontravo qualcuno che mi diceva: sai, io vi ascolto e siete in assoluto quelli che mi rappresentano di più, però non vi voto perché voi siete un piccolo partito. E io dicevo: no, veramente noi siamo un piccolo partito perché tu non ci voti. Cioè, no? Come se fosse già deciso chi è il grande, chi è il piccolo, come finirà, come non finirà, niente è deciso. Voi andate ed esercitate la democrazia e fatelo con responsabilità, anche questo voglio chiedere. Così come noi facciamo il nostro lavoro con la massima responsabilità, abbiamo il dovere di chiedere ai cittadini di esercitare la democrazia con quella stessa responsabilità. Uno non vale uno. Uno non vale uno, come ci dicevano i 5 Stelle, abbiamo visto i risultati. I politici non sono tutti uguali. Questa storia che tanto non può cambiare niente è un'idiozia, certo che può cambiare. Certo che i politici sono diversi, sono lo specchio della società che rappresentano. Ce ne sono di buoni e di cattivi, di onesti e di disonesti, di capaci e di incapaci, gente che vuole lavorare, gente che gli fate fa niente. Li sapete scegliere, questa è la domanda. Perché se voi li sapete scegliere, questo fa la differenza. Io ho sempre creduto e noi abbiamo sempre creduto con Fratelli d'Italia che voi sapeste scegliere. Pare che non ci stiamo sbagliando. E allora qui a Rieti, 12 giugno, io direi che noi Sinibaldi lo mettiamo a lavorare subito. Sa, perde tempo. Dai, non abbiamo tempo da perdere. Ci sono un sacco di cose da fare. Direi che lo mettiamo a lavorare subito e direi... E ringrazio ovviamente tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, ma ringrazio anche le altre liste che sostengono la candidatura di Daniele. Sono molto contenta di una coalizione ampia e credibile, seria, però lo mettiamo subito a lavorare e gli diamo anche, insomma, un po' di forza in più con un bel risultato per Fratelli d'Italia. Per un partito che c'ha questo pallino di fare sempre quello che dice, di mantenere gli impegni che prende e di fare tutto quello che può per non deludervi mai. E io vi prometto che noi lavoreremo per costruire una filiera che finalmente darà a Rieti quello che merita da troppo tempo, in cui soprattutto fuori dai confini di questo comune è stata dimenticata dalla politica. Viva Daniele Sinibaldi, viva il centrodestra, viva Fratelli d'Italia, grazie! Grazie, grazie. Aspettate, famo una foto, sventolare le bandiere.